Amici di più 3, l'approfondimento di oggi all'interno della nostra ormai classica rubrica Ripassiamo insieme il Fantacalcio riguarda la SPAL. È una puntata non semplice perché trovare dei punti di forza in una squadra che sta andando così male, a differenza forse delle aspettative di tanti fantallenatori che comunque nella SPAL negli ultimi anni avevano sempre trovato qualche giocatore che potesse fare le fortune della propria fantasquadra. Dicevo, difficile quest'anno invece trovare dei punti forti che i fantacalciatori possono utilizzare o hanno potuto utilizzare all'interno delle loro fantasquadre quest'anno. Una nota, la prima nota da fare è che il cambio di allenatore da Semplici a Di Biagio fino adesso non ha portato grandissimi risultati. Ok, Di Biagio ha vinto una partita, ma la salvezza è ancora lontana. Infatti la SPAL è al 19° posto in classifica con 18 punti. E tutta una serie di squadre da recuperare se vuole arrivare al quart'ultimo posto, prima piazza utile per giocare la Serie A anche l'anno prossimo. Chi è la punta di diamante della SPAL? Logicamente il bomber Andrea Petagna. L'anno scorso ha fatto la stagione più bella della sua vita dal punto di vista dei gol, quest'anno è andato meno bene rispetto all'anno scorso. Infatti la SPAL aveva puntato tantissimo su di lui ed è stata bruciata forse da questa scelta. Petagna adesso ha già firmato per il Napoli, l'anno prossimo non sarà più a Ferrara, ma per adesso ha segnato 10 gol e fatto un assist per i suoi compagni in 25 presenze, 4 gol nelle ultime 5 giornate. Sembra che anche lui nella parte finale, prima che fosse interrotto il campionato, nella parte finale era riuscito a dare il meglio di sé. Vedremo se e quando si ricomincerà, in che stato di forma sarà e quindi se potrà aiutare ancora i fantallenatori come aveva fatto nell'ultima parte di stagione giocata. Intorno a Petagna si sono alternati diversi calciatori come seconda punta. Il migliore è stato Federico Di Francesco, che è stato molto sfortunato dal punto di vista fisico, perché era partito bene quest'anno, veramente bene, con 2 gol in 14 fantapresenze, ma c'è da dire di più. Aveva iniziato con i 2 gol che realmente ha segnato durante la stagione nelle prime 5 presenze di campionato. E quindi immaginate voi che stagione si poteva prospettare per questo giovane talento che a Sassuolo aveva fatto bene, ma alla SPAL, a Ferrara, avrebbe dovuto consacrarsi. I problemi fisici non l'hanno aiutato e di conseguenza anche la stagione di Federico Di Francesco purtroppo non è stata positiva. Con le 2 punte che hanno reso meno di quanto ci si aspettava, era difficile non pensare di avere una stagione travagliata e di conseguenza la Spalla ha cercato di porre rimedio durante il mercato di gennaio con l'acquisto di un calciatore che io sono convinto che abbia della qualità e possa far molto bene, soprattutto per gli amici fantacalcisti. Sto parlando del Pata Castro, che da Cagliari si è trasferito a Ferrara. In realtà i 2 gol che ha segnato quest'anno Castro sono stati fatti con la maglia del Cagliari e da quando è arrivato alla SPAL 4 insufficienze nelle sue pagelle. Quindi purtroppo l'ambientamento a Ferrara di Castro non è stato positivo. In compenso Kurtic, che aveva fatto anche lui 2 gol con la maglia della SPAL, è andato al Parma e di conseguenza, ecco, il cambio Kurtic Castro per adesso non ha pagato all'interno dello scacchiere, ora a disposizione di Di Biagio. Retrocediamo un pochettino e parliamo dei difensori, di alcuni difensori inseriti all'interno della rosa della SPAL. Io in particolare mi soffermerei su un calciatore che io avevo consigliato ad inizio stagione, perché era un giocatore che era stato preso dall'Atalanta, perché pur essendogli stato difensore, era ed è un giocatore offensivo, capace di dribblare, di andare sul fondo, di crossare, e in effetti lui almeno un assist l'ha fatto quest'anno. Sto parlando di Rezza. Ha fatto un assist proprio contro l'Atalanta, squadra per cui giocava l'anno scorso, in 18 fantapresenze però, e per di più ha avuto 11 insufficienze, quindi purtroppo quella di Rezza è stata una scommessa persa dal punto di vista fantacalcistico. Chi invece è stata una scommessa vinta da questo punto di vista è stato il giovanissimo Strefezza. 20 fantapresenze per lui, un gol e 2 assist, uno in casa contro il Parma e l'altro in casa contro il Napoli. Ci
Certo, è da dire che in queste due partite in cui ha fatto l'assist, in una è stato espulso e nell'altra si è preso una ammonizione, quindi i benefici del più uno sono stati da una parte azzerati e dall'altra invece dimezzati col meno 0,5 dovuto all'ammonizione. A questo ci aggiungiamo il gol fatto a Torino contro il Torino. Quel più 3 è stato salvato nella sua interezza. Comunque, se dobbiamo salvare qualcuno all'interno dello scacchiere a disposizione di Di Biagio, io credo che Strefezza, per la sorpresa che è stata e per il rendimento che ha avuto, sia una delle poche note liete di questa squadra. Uno da cui ci si aspettava molto a centrocampo era Valoti. In realtà anche per lui una stagione veramente difficile. Due gol, benissimo, ma 12 insufficienze in 19 fantapresenze. Anche in questo caso, praticamente due partite su tre hanno visto insufficiente Valoti, il che vuol dire che non solo dal punto di vista dei bonus, ma anche dal punto di vista dei voti, non ha reso quanto i fantallenatori si potevano aspettare. Vogliamo fare un rapido ricapitolo della situazione? Su chi si può puntare all'interno dello scacchiere della SPAL? 1. Petagna. Se non segna lui, non segna nessun altro all'interno della SPAL, quindi si può puntare su di lui. 2. Strefezza. Io rimango dell'idea che Rezza, se fate un campionato e un fantacalcio a conferme, anche per l'anno seguente, deve essere confermato. A 1 lo mettete come ottavo o nono slot e lo aspettate l'anno prossimo. Il talento c'è, le qualità ci sono e al suo primo anno da titolare si è ritrovato in una situazione invischiata nelle zone basse della classifica e non è facile per un ragazzo giovane. Di conseguenza abbiate fiducia in Rezza. Se potete confermarlo, confermatelo per l'anno prossimo. Male invece Castro, malino di Francesco, perché non ha fatto bene, però anche lui secondo me ha talento e vale la pena confermarlo, soprattutto se è listato centrocampista, da attaccante un po' meno interessante. E chiudiamo con Valoti, anche lui bocciato quest'anno. Io vi ricordo che se vi è piaciuto il video ci potete lasciare un commento sotto appunto questo video, schiacciate sulla campanellina per essere sempre aggiornati su quello che capita nel mondo più 3 all'interno di YouTube e ragazzi, come sempre, forza più 3!